Oggi ho una spiaggia Kinetic Sand per voi! Ma c'è anche la X! Però fermi lì! Non toccate, ragazzi! Solo dei veri pirati possono andare a cercare sotto la X! Per fortuna ho i capelli! Li tieni nel forno, Ale? Sì, sì, sono sempre pronti! I capelli da pirata! Ta-da. Questo per Mati e questo per Nikki! Cucitrice! Prendiamo le misure! I pirati stanno provando! Come va con le misure? Bene! Nel frattempo vi mostro questo tenero granchietto! Vi piace? Sì, anche la mia tartarughetta! E infatti io con gli stampi Kinetic Sand che ringraziamo per questa collaborazione! Siamo pronti, signore! I pirati sono pronti, ragazzi! Scaviamo! Se volete fare anche voi la bandana, cioè il cappello da pirata, ve li lasciamo scaricabili qua nelle info video! Che belli questi attrezzi! Hai visto che belli? Hanno anche le formine, questo c'è anche il rastrello... E... No! Cosa hai visto, Mati? C'è un messaggio? Un messaggio, guardate come scava! Vai, 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 Mati! Il mio granchietto! Salvatelo! È salvo! Granchio è salvo! No! Per fortuna, ragazzi, si può rifare tutte le volte che vogliamo. La Kinetic Sand non si secca mai. Ma leggiamo questo messaggio, Mati! Forza, ciurma! Partiamo per l'avventura, ma prima facciamo i bisogni. Ah, giusto. Perché non ci scappi per la paura? Tutti in bagno, via! Che si apra il bagno! Fuori apriamo la porta, cioè dentro apriamo la porta! Sabbie colorate. Annusa, la sabbia colorata e indovina che cosa è profumata. Sono le nuove sabbie Kinetic Sand profumate. Dovete indovinare, è pirate. È di caramella. Che di caramella, i profumi sono molto buoni. Ma che gusto. È morbida. È morbida. È caramella di cosa? È super rilassante. Di fragola. Il colore è quello, ma non è fragola, ragazzi. Rossa. Oh, che relax. Ciliegia. Giusto, brava. Ciliegia. E quella marrone. Giusto, cioccolata. No. No, senti il profumo prima pisello. Di tutto. Piselli. Una verdura. Una verdura sentite verde. L'odore. Sentite, non avete. Prendetela un po' in mano. Sentite da vicino. Lime. No, è un frutto che può essere anche verde. Mela. Giusto. Ne manca solo uno. Questo qui. Questo piace molto alla mamma. È il suo gusto di gelato preferito? Vaniglia. Brava Mati, assieme al cioccolato. Siete stati molto bravi. Il sacchettino vi siete meritati. Eccolo qua. Per ogni Kinetic Sand ovviamente abbiamo un sacchettino profumoso. Non c'è niente. È richiudibile. Guarda bene dentro, tra l'altro. È richiudibile anche se non si secca mai. Ma è fatto per il profumo. Un biglietto. Cioccolata. No, tu da unire. Brava Mati, sono da unire. Una vera piratessa. Guarda nell'emergenza come il pirata fa diventare il water il tavolino, l'hai visto? Grande trucco! Sì, la sciabola per tagliare. Che sia battagliare? Battagliare! Hai la camera grande, ma non farti mangiare. Corri nella camera grande! Occhio a non farmi mangiare, ragazzi, eh! Mati, non vieni? No. Chi va per primo? Io. Nicolò? Gira la chiave, pirata! Occhio! Occhio gli squali! È pieno di squali per terra! Dovete percorrere la strada dei castelli e ricostruire quelli che sono stati abbattuti! È l'unico modo per passare per non essere mangiati dagli squaletti. Al termine della strada troverete le... Sciabole! Sciabole! Questi due castelli sono già pronti, poi c'è quello verde e Mati sta lavorando su quello viola. Oltre a essere contenitori della Kinetic Sand, sono anche degli stampini. Schiaccia forte! Il segreto dello stampo perfetto. Gira Mati. Vai. Brava. Questo Nicolò. Sì. Brava, anche quello. Bello. Quello Fox è morbidissimo. Quanto sono rilassanti queste sabbie. E si puliscono anche in un attimo. Non lasciano colore. Sono facili da raccogliere. Non sporcano. Non sporcano. Non profumano. Queste no, non profumano. Voilà, bellissimo. Vediamo quello di Nikki. Vai, la strada dei castelli è pronta, Ale? Direi proprio di sì. E le sciabole dove saranno? Senza calpestare gli squali, potete aprire l'armadio. Ma ci sono le sciabole veramente? Veramente, Ale? Sciabola 1 è dall'altra parte. Mati, non dalla lama che ti fai male. Bravissima. Ma ragazzi, e sciabola 2? Qualcosa. C'è anche un messaggio. Hai pensato al rancio pirata? Vai in cucina e preparo due pizze per tutta la brigata. Andiamo, forza, con la sciabola. Entriamo in Cambusa, pirati! Qui abbiamo accessori e Kinetic Sand super sabbiosa per fare due pizze. Dividiamo l'impasto a metà.
usando il mattarello, noto che è marino, è visuale. Eh sì. Ci sono le decorazioni. Eccoci, metà impasto Mati per la sua pizza. E nel frattempo vi mostro la beltà di questa sciabola. Ma notate, c'è il manico, l'hai visto? Sì. Con protezione, che non mi ricordo come si chiama, ma si chiama. Sì. E poi si va su, c'è una lama, fila... Non mostrare il trucco, Ale. No. Elsa, grazie Elsa. E poi si va su fino alla punta che è a punta. Se volete farlo anche voi andate sul nostro profilo Instagram e lì troverete il tutorial. Il profilo è pubblico, quindi non serve essere iscritti a Instagram. E trovate il video per realizzarla in casa utilizzando materiali fai da te. Come vanno queste pizze? Questa? La mia è pronta. La vedo pronta, cos'è quella cosa sopra? È burro sciolto. Ah, i pirati mangiano leggero, Ale. Certo, visto? Devono avere energie. E a te Mati, come va la pizza? La pizza è anche una crostata per prendere i pirati per la gola. Ottima idea, adorano i dolci. Ho fatto anche un panino. Hai fatto un companino? Sì. Si può mangiare? Uffi. Guarda che spettacolo di crostata. È venuta stupenda, Mati. Posso assaggiarla? No. Uffi, nessuno mi fa assaggiare. Ma sono stati bravi, vero? Molto e possono bravi. Quindi, come stanno già facendo, aprire la scatola con messaggio. Prima di partire, per Mari portate un dono al re e alla regina. Vi converseranno con una sorpresina. Che dono potremmo costruire e portargli con questo set? Ah, un castello. Ottima idea. E allora costruiamo e acceleriamo. Ed ecco il risultato finale. È bellissimo. Spettacolo. Due torri, la porta d'ingresso, le casette. Questa cosa cos'è? È un'isoletta. Ah, è vero, siamo in mezzo al mare. Sì. Direi che questi pirati che festeggiano sono stati proprio bravi. Li portiamo dal re e dalla regina? Direi proprio di sì. Andiamo, Ale, vieni. In omaggio vi portiamo, nostre maestà, un castello nuovo. Ciao regina, mi piace, hai visto? Anche il re, hanno però un messaggio per noi. Ci hai aiutato a sistemare il castello? Guardate qui com'era bello. Hai visto che castello avevano? Tutto. Sì, hanno usato la super valigetta Kinetic Sand con dentro un sacco di Kinetic Sand per costruirsi un super castello. Mentre questi pirati gentiluomini sono al lavoro, che dici care di andare in codesto castello? Certo caro, due castelli sono meglio di uno. Io sto facendo le torrette, una è pronta però. Bella l'idea di farle colorate, così il nostro castello diventerà multicolore. Guarda come si fanno le rocce. Si schiaccia, si ottiene una semisfera, si taglia usando l'accessorio in dotazione. Si mette in posizione. Vediamo. Ah bello, sembrano veri. Attuale, cosa stai facendo? Sto facendo due torrette ai lati della salita al castello. Ah, la difesa. E tutta questa superficie qua l'avete fatta con lo stampino, giusto? Sì. Costruiamo e acceleriamo! Avete sfoderato le spade, grandi, ma non combattete ragazzi, voglio vedere il castello. Che sciccheria, c'è anche il giardino. Ma sì, ma è bellissimo. Ma c'è una differenza tra questo e questo? Certo, spiegami Kim. Questo è dorato. Sì. E dove ci sono i quadrati. Eh? È privatissimo. Privatissimo, solo per i reali. Qua c'è il giardino, normale. Quello per tutti. Qua, sì. Qua dove ci sono i triangolini vuol dire che si può andare, è privato, però si può andare se si ha il permesso legale. E quindi si può entrare nell'altra area, quella del castello. Ma che spettacolo! C'è la corte interna. È vero, i fossati. E com'è che il re e la regina hanno cambiato colore? Sono troppo contenti! Pirata Matilde, tu cosa stai preparando? Una merenda. Una merenda per i reali? Sì, per tutti. E per festeggiare questo regale momento, che si aprono le dispense! Apriamole! Nuovo indizio! Il nome della cosa ti ordino di legare. Di legare? No! Legate il tuo amico pirata, legatelo! La sirena conosce il segreto del tesoro. Correte in cameretta e ricopritela del suo oro. Via in cameretta, pirati! Ma buongiorno, cari pirati! C'è una sirena vera! Anche la coda! Le conchiglie sono il mio oro, ma
ne servirebbero almeno 3 per fare un tesoro. Occhio alla ricrescita, sirena. Ho pensato di farvi un regalo. Ecco qua un bel pensiero raro. Qui c'è una conchiglia, quindi ne servono altre 2. Bisogna fare lo stampino contenuto nelle nuove conchiglie Kinetic Sand. Che bello, sono doppio strato, ragazzi. Sì, da una parte colorata e dall'altra è color sabbia. Sirena, ma perché la voce di Ale? Sentiamo. Ah, ecco, adesso la riconosco. Devi sapere, Sirena, che ormai i nostri pirati sono esperti. Hai visto come stampano? Molto bravi. Sono mobili stampatori. Anche qua stiamo stampando. La piratina ha fatto una meravigliosina. Ma è bellissima, bicolore. Wow. È bella alta questa. Molto bravi, vi siete dimostrati. E il mio aiuto vi siete guadagnati. Come canta la sirena? Chiudete gli occhi, aprite le orecchie. Gli occhi sono chiusi, sirena. Vai con le istruzioni. Avanti, dino passi. Avanti. Mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo. Si fermi, piratessa. Si fermi. Andate avanti, 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 avanti. A destra. Sono arrivati, sirena. Abbiamo trovato della nuova Kinetic Sand. Usa i colori dell'arcobaleno e crea il viola, il verde e l'arancione. Poi gira il foglio e ci sarà la tua destinazione. È bellissima. È bellissima ed è anche colorata con i 3 colori primari. Vai, Ale. Sei tornata, Ale? Sì. Ciao. Che è successo? Non lo so, abbiamo incontrato una sirena. Tu lo vuoi schiacciare? Sì. Proviamo. Possiamo sfruttare questa sabbia per fare il viola. Come facciamo il viola? Blu e rosso. Blu e rosso? Sì, cosa dici? Sì. Provate a mescolare per bene. Anche tu, Matti. Appoggiate qua che verifichiamo i colori. Viola. Perfetti. E allora si può passare al prossimo colore, che è? Verde. Io farei con il giallo. Sì. E? Il blu. Ciao, piratessa. Come va il verde? Bene. È bello che poi si possono fare, vedete, essendo i colori primari, un sacco di varianti e ottenere poi un vero e proprio arcobaleno. Vediamo un po'. Un verde. Bel verdino qua. Sì, funziona. Voilà. Se poi vogliamo farlo profumato, possiamo aggiungerci un po' di verde mela. Manca l'arancione. Ah. E questo come lo facciamo? Rosso giallo. Giusto, perfetto. Tieni, signorita. Tieni, signorita. È arancione? Guarda qua. Perfetto. E questo è quello di Nikki. Tagliuzzatrice di patate di cambusa. È arrivato il momento di andare a girare il foglio. Sei pronta? Guardate come taglia. Una cosa. È il nostro chef di bordo, Ale. Bravissima. È impegnatissima. Possiamo girare? Dai, Matti, vieni. Incredibile. È presa dalla foga. Ecco che arriva. Ta-ta-ta. Cerca la X e vai sotto coperta. È lì che ti aspetta una sorpresa certa. Sotto coperta. Dove si va sotto coperta? Sotto una coperta. Sotto giusto, una coperta. Andiamo. Una X. Ecco la X, Mati. Sul tuo letto. X. Sei tornata anche qua? Sì. Cerca sotto coperta, non sotto lenzuolo. Sotto coperta. Cercare sotto coperta, non sotto lenzuolo. Trovato. C'è un tesoro. Hai trovato? Veramente. Mati, hai trovato un forziere, tu? Io sta cercando un forziere. Un forziere! Abbiamo trovato il tesoro, pirati! Andiamo al tavolo, via ad aprire! Via la copertura dorata. C'è il booklet. Cosa si nasconde? Una chiave sotto lo scrigno, il booklet. Fate vedere. Ah, ma è proprio un forziere a sorpresa. All'interno possiamo trovare 3 diversi accessori, dal bronzo all'oro, e poi diverse monete. Io voglio trovare... Vediamo, Matti. Questo qua è oro. La moneta d'oro. Questi forzieri hanno una certa età. Bisogna schiacciare con forza. Eccolo. Si è aperto. Ci invita a cercare all'interno. Wow, bronzea. Cosa hai trovato? Hai trovato la chiave bronzea. Cioè il cucchiaino bronzeo. E da questa parte? La pala d'argento. Argento. Con decorazioni di tesoro. La stanno già usando. Vai, Mati, vai. Cosa hai trovato? Ho trovato uno di bronzeo. Una moneta bronzea, vediamo. È bronzea, sì. Con il veliero. C'è il veliero pirata e il logo. Dov'è? Kinetic Sand. Tu, Mati, cosa hai trovato? Scava. Scava, scava. Ecco. Una bronzo. E anche un argento. Questa è uscita dal tuo, Preziosa. Sì, guarda, cambia anche il simbolo. È un'aquila. Un'aquila. Un'altra bronzo. Qua è spuntata una bussola. Sono i vari disegni che si possono trovare sulle monete. Un polpo. Un polpo. L'avete trovata la moneta d'oro? No. No. Qua è tutto vuoto. D'argento io non ho trovato. Non è male. E qui abbiamo l'aquila. Io segno quello che abbiamo. Oh, bravo. Andiamo sulla checklist.
Mentre la sabbia... Ah, è quella sabbiosa, vero? Sì. Tipo quella del castello? Sì. Si vede che è fatta proprio con sabbia vera. Mate, tu cosa stai facendo? Cosa non potete far festeggiare. La zuppa perfetta. Continua. Giusto, sta continuando. Nel frattempo che spadelli e spiattelli la sabbia, qual è stata, Nicolò, la tua sorpresa Kinetics del pirata preferito? Questi. Il forziere è molto, molto carino. La tuale? La valigetta è sempre con te. È sempre con te. Anche a me, anche a me mi piace. Ti è piaciuta? Corella regina, è stata molto creativa, veramente. Si possono fare un sacco di decorazioni, non solo castelli, si può immaginare anche una pista per le macchine, per le biglie, proprio come si fa in spiaggia. E la tua preferita, Davide? Ale, io vado sulle profumate e soprattutto è quella al cioccolato. È strepitosa! E voi fateci sapere qual è il vostro set preferito! Vi aspettiamo sul profilo Instagram GBR! E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR! Per non perdere i prossimi video! E non combattete in casa, ragazzi, ma scaricate l'applicazione GBR per non perdere le notifiche! Ciao!